Ciao a tutti e benvenuti in questo terzo video tutorial su 3JS fatto da codice inutile. Nei video tutorial scorsi abbiamo costruito delle scene base, abbiamo iniziato a usare un cubo e lo facciamo apparire al centro della scena quando clicchiamo sopra alla pagina in questa maniera. In questo video tutorial invece vorremmo iniziare ad usare il raycasting. Come al solito troverete sotto i link al GitHub, la sorgente di tutto quanto. Procediamo a parlare di che cos'è il raycasting, perché al momento noi cliccando qua fondamentalmente stiamo facendo apparire al centro il nostro cubo, mentre quello che noi vogliamo fare ora è utilizzare il raycasting che viene offerto in genere da tutti i software interattivi. Ma prima di usarlo vogliamo un attimo capire com'è. Quindi immaginiamo, ad esempio, di essere in una nostra scena tridimensionale e questa è la nostra telecamera virtuale. Praticamente la nostra telecamera, come vedete, ha una proiezione che è distorta nello spazio. Questo è dovuto alla simulazione della lente e quindi al nostro fov. Ricordate nella telecamera quando andiamo ad impostare il fov. Quando dalla telecamera andiamo con il mouse a cliccare sullo schermo, il raycasting ci permette di proiettare quel click all'interno dello spazio tridimensionale. Proiettando questo click, noi andremo ad appoggiare il click su un piano virtuale in questo caso. E attraverso l'utilizzo del piano virtuale potremo istanziare ad una distanza predefinita da noi i nostri oggetti nella scena. Quindi si clicca, il mouse viene proiettato nello spazio, quindi la proiezione nello spazio corrisponde al click nello schermo e possiamo posizionare i nostri oggetti nel nostro spazio virtuale. Per fare questo utilizzeremo alcune funzioni standard di 3JS. Come prima cosa nel nostro codice andremo a creare alcuni oggetti che andiamo poi ad utilizzare, quindi creeremo un raycaster. Ok. Creeremo una variabile mouse dove andremo a tenere i nostri, dove andremo a contenere le coordinate del click del mouse. Creiamo una variabile plane, che è un oggetto plane di 3JS, ci servirà come oggetto su cui fare il raycasting. Quindi quando si clicca con il mouse, avete visto, il raggio parte, andrà a colpire questo plane, ok? Creiamo la variabile plane normal, che praticamente definisce le normali del piano. Questo ne parleremo in maniera più approfondita in un altro momento. Ci consente di orientare il piano nello spazio, il nostro piano virtuale nello spazio. Poi la variabile point, che è invece un vettore a tre dimensioni, il mouse ha due dimensioni perché lo schermo è solo x e y. Point invece conterrà il punto che noi andremo a cliccare, ed è un vettore a tre dimensioni, quindi x, y, z indica uno spazio tridimensionale, un punto nello spazio tridimensionale, e la variabile distance from camera, che praticamente tramite questa variabile noi impostiamo a che distanza dalla camera virtuale è il nostro piano. Per fare tutto ciò dovremo modificare la funzione che attacchiamo al click nello spazio, al click nella camera. Ok? Quindi andiamo ad impostare la X e la Y del mouse prendendo il punto in cui si è cliccato all'interno della finestra e le sue due coordinate X e Y, dividendole per la larghezza e l'altezza della finestra rispettivamente, moltiplicandole per 2 e sottraendo 1. In pratica cosa succede? Quando clicco nella finestra, facciamo una cosa, lo loghiamo. Quando clicco nella finestra, vediamo un po', eccoci qua. Quando clicco nella finestra, il mouse ci ritorna. Oddio, no, non devo cliccare nella line X e client Y. Allora, vediamo un po' di rispiegare meglio. Andiamo a loggare. Quando clicco nella finestra, quello che ci viene tornato è la posizione XY del mouse all'interno della finestra in coordinate che sono in pixel, che quindi corrispondono
in alto a sinistra, sto cercando di cliccare il più possibile in alto a sinistra, 00, e in basso a destra corrispondono all'altezza e alla larghezza della camera. Ok? Quindi ora noi quello che vogliamo fare come prima cosa è, vediamo un po', facciamo tutti i passaggi. Vogliamo normalizzare queste due dimensioni, quindi lobbiamo mouse normalized, lobbiamo il click, la x del click fratto la larghezza della finestra e la y del click fratto la altezza della finestra. Quindi salviamo, andiamo di nuovo a cliccare. Ora vedete, il click è sulla x in pixel 33 e 21 normalizzato, quindi dividendolo la x per la larghezza della finestra e la y per la larghezza della finestra mi ritorna un valore compreso tra 0 e 1. Quindi se clicco molto in alto il valore sarà molto vicino allo 0 sia sulla x che sulla y. Se clicco in basso a destra, dato che sono al maggior valore di x e di y, il click sarà molto vicino ad 1. Una volta normalizzato il valore con queste due operazioni, lo moltiplico per 2 e gli sottraggo 1. Questo per trasformare il valore da un range che va da 0 a 1 in un range che va da meno 1 a 1. Quindi andando a loggare mouse norm range, lo chiamiamo, andiamo a loggare il nostro click, vedremo che quando clicchiamo, esatto, ci viene ritornato un vettore che va da meno a più. Quindi in alto la x sarà meno 1, molto vicino a meno 1, cioè cliccando molto a sinistra, molto a destra la x sarà molto vicino a più 1, cliccando al centro la x sarà molto vicino allo 0. Per la y vale la stessa cosa, in alto sarà molto vicino a più 1, perché se notate ci ho messo davanti un bel meno per invertire il valore, per rispettare il sistema di coordinate di 3JS. E se clicco molto in basso, la y sarà molto vicino a meno 1. A questo punto, una volta che abbiamo ottenuto il valore del mouse normalizzato, cancelliamo questi log superflui che ci servono a capire cosa sta succedendo. Una volta ottenuto il valore del mouse normalizzato, prepariamo la normale, invece, che non è un valore normalizzato ma è la normale, quindi la direzione nello spazio, ok, la direzione nello spazio del nostro plane, quindi plane normal, che era un vettore 3. Ci copiamo la posizione della camera e la normalizziamo e andiamo ad impostare il piano come normale, gli passiamo il plane normal appena calcolato, e come distanza dalla camera gli passiamo 50 come valore di default. Facendo così abbiamo impostato il nostro piano nello spazio, ok? Dopodiché andiamo a prendere il nostro raycaster set from camera, quindi prendiamo il nostro raycaster, gli diciamo che fa un raycasting dalla camera partendo dalla posizione normalizzata del nostro mouse. Ok? Quindi gli passiamo la nostra camera ed il nostro mouse. Dopodiché lanciamo il raycaster e gli diciamo lancia il raggio e trova il punto in cui si interseca con il piano che abbiamo appena impostato e trasferisci questo valore all'interno del punto che abbiamo preparato in precedenza. Ora, come potete vedere, le nostre variabili camera non ci sono al momento. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la nostra basic scene e andiamo a tirarci fuori la camera, camera uguale basic scene.camera, perché nella nostra basic scene, andiamo a vedere la nostra basic scene, andiamo ad impostare sull'oggetto principale this camera uguale la nostra camera, quando l'avevamo impostato o creato nella nostra prima lezione. Quindi a questo punto, se andiamo a loggare punto trovato point,
quando cliccheremo ci verrà passato un vettore contenente la posizione X e Y corrispondente al nostro click del mouse sulla distanza che abbiamo impostato precedentemente in distance from camera. Questo valore che sta all'interno di point lo possiamo andare ad impostare sul nostro fading cube. Quindi fading cube dot root dot position dot copy point. Andiamo a prendere quindi la root del fading cube, andiamo a prendere di nuovo fading cube per vedere come è fatto, estende il basic cube, adesso andiamo a vedere basic cube, quindi basic cube ha come root la mesh che si crea, ok? Quindi la mesh che abbiamo generato è, corrisponde alla root del cubo. Andiamo a prendere la sua posizione e ci andiamo a copiare dentro il valore di point. Quindi facendo così, cliccando, ta-dam! Dove clicchiamo, il cubo si crea. Magari riduciamo la vita del nostro fading cube così da farlo apparire più velocemente. Eccoci qua. Ed ecco qua che abbiamo creato un raycaster su un piano. Possiamo anche cambiare la distanza dalla camera. Lo avviciniamo, 20. Vedete, il cubo è più grande perché è più vicino alla camera. E direi che per questo video e questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Trovate sotto tutti i riferimenti. Ciao ciao!